Amici. Formazione come preannunciato dal trattatore 2-0 dell'andata, si è preso una pimpante rivincita nel ritorno, qui all'Olsa rimediati in fallo laterale e la rimessa in gioco di Graham per che mantiene inizialmente una posizione molto arretrata. Il gioco su Tardelli, Platini, avanza Tardelli, tenta un lancio in avanti, ricordiamo che fu campione d'Europa nel 1968, la Juventus in campo internazionale, Hogg chi sia lo stopper e chi sia il libero, perché gli inglesi secondo il loro costume, 19 giocatori dell'Irlanda del Nord. Due volte ha vestito la maglia della nazionale britannica, paesi Italia, Svizzera, Francia, Austria, Algeria, Tunisia, Grecia, Turchia, Belgio, Olanda, Marocco, Australia, Hong Kong, Stati Uniti. Il lancio di Alvistam, Whiteside, il passier con un disimpegno complicato riesce a mandare il pallone su Tardelli che viene messo a terra e c'è perciò un calcio di punizione in favore della Juventus. Lancio in avanti, chiude Hogg, rinvia pallone Moses, lancio in avanti, la respinta di testa di Gentile, sulla palla corre Moran, buono il passaggio ma cattivo il controllo del numero 4. Comunque Gentile, Stapleton è stato uncinato, ecco ancora Stapleton, inglesi vicinissimi al gol con questa conclusione sull'appoggio di Stapleton che è stato un minuto, sempre 1-0 in favore della Juventus, tentativo che non riesce di Platini per il palla a Davis. Gran male di gioco degli inglesi, ma finora le loro conclusioni sono sempre state imprecise. Avanza il Manchester, Moses, Stapleton, sono avanzati però in pochi gli juventini, parte il cross, Graham, parte il cross, Stapleton di testa, tiro parato di tacconi sul tiro molto pericoloso di Neckrat, perché il pallone è rimbalzato e ha avuto una stranissima direzione. Sono gli inglesi che devono sfruttare il fattore campo, ancorché ripetiamo abbiano affrontato questa partita largamente incompleti, tenta di andare via verso Rossi, tenta una deviazione, caricato da Hogg, ritmo della sua azione anche per il lavoro di pressing che gli inglesi fanno su una deviazione, comunque palla che passa in un rigore da alta scelta, poi brio di testa e tutto un batti e ribatti aereo, misto e tocca l'indietro di testa anche nelle marcature. Apre il gioco a destra, la deviazione Tardelli, tenta l'accelerazione, Tardelli lo sfondamento e alle prese con Beckrat, e così vi diciamo un po' come stanno le marcature di metà campo. Pallone verso il fondo e in azione Prandelli che non riesce a passare, lungo lancio, si avventa Boniek, ha commesso fallo, continua a incitare i suoi che si ripresentano in attacco, vi è un fallo commesso da Gentile ai danni del numero 9 Stapleton. Appoggio a Bonini, Boniek, terza la palla da Prandelli che poi viene spintonato dal numero 4 di smarcarsi, Bonini, Rossi, Cabrini indugia molto, quindi trova Platini, dribbling di Platini, tocco all'indietro per l'autorità come Wilkins e di classe Robson e Müller. Bianconeri in avanti, Platini non riesce a filtrare, tenta di recuperare il pallone che ora sarà ribattuto da Bonini, poi Moses, deviazione di Metrata, molto bella e palla alta sulla trasversale. Verso Boniek, Moses sbaglia l'appoggio, poi riesce che esterna molto bene a mettere la palla all'indietro, Rossi Davis, Metrata, deviazione pulita ma traiettoria centrale e non difficile, risulta le Mulatto, se la cosa di colore. Non era un fallo di Tardelli ai danni di Neckrat e intanto dove le belle azioni faticano a svilupparsi, Tardelli intanto ha dato a Rossi, Rossi alle prese con Neckrat, lancio in avanti, avanza Moses, il lancio, Stapleton, deviazione, Prandelli esce a valanga e tacconi e rimedia un attesimo minuto del secondo tempo. Bello questo tocco di Platini per Boniek che si libera bene di subito, il più pericoloso Boniek per il pubblico, la difesa del Manchester che ha annullato una pericolosa situazione con lo subisce fallo ad opera di Platini, l'arbitro ritiene che sia tale, la palla perviene a Beckrat, questo è l'allarme, collegamento diretto sempre 1-1 fra Manchester United e Juventus. Prandelli di testa per la corrente Davis, cross di Davis, deviazione di Neckrat, parapiglia, il rigore,
calcio colpito in pieno da Stapleton, occasione colossale al Manchester United al 24esimo minuto. Vedete l'uscita di Tacconi, il parapiglia e Stapleton pretende dai suoi gol, parte il calcio d'angolo e che è stata un'altra direzione di McGrath. Si deve pensare anche al ritorno, ma nel ritorno il Manchester United potrà contare anche di Wilkins, di Brian Robson e di Mueller. Si spera il numero 8 Moses, da questi a McGrath. Gli sto rivelando una penina molto interessante del pallone, strabatte Rossi, lunghissima parabola, McGrath respinge, arriva dalle due del secondo tempo, 1-1, Albiston, McGrath, Davis, Whiteside, Whiteside al centro, lascia McGrath, induce prima di tirare, ecco lo trova, pallone al centro dell'area, col tocco all'indietro di Moses, lancio in profondità verso McGrath, la zona di Boniek che devia verso Prandelli, respinge McGrath, 5, cross di Moran, esce molto bene i tacconi, è lungo di Tardelli che si oppone a Graham, buona prova di Tardelli in complesso contro un avversario mobile, pieno di iniziativa, ecco intanto il cross di Albiston, ma l'arbitro è già intervenuto e ha accordato, sembra Graham, intenzionato al tiro, lascia l'incarico a Stapleton, scroppolo di giocatori, palla in aria, ha liberato lo Stadio United, alla porta di tacconi che rivediamo impegnato nella precedente parata, no, ma il replay non si conclude, altro cross, è grata, rimpallo, che se la vede con Hogg, alla meglio su tutti Albiston, sta sbagliato, ed ecco che avanza Tardelli, Platini, ancora verso Tardelli, c'è un fallo,